Ci siamo. La serata della verità è arrivata. Finalmente, ciao Cap. Scusate, stavo bevendo. Finalmente doveva capitare. Ultimamente ci danno sempre ragione nel manga. Questa è l'ennesima conferma. Io adesso aspetto. No, dovete arrivare in massa, cioè dovete entrare, far capire. Perché questa sera abbiamo avuto la conferma di una cosa che io e Cap oramai diciamo da anni, da un lustro pure. Quindi mi tolgo pure la maglia per l'occasione. Sto seguendo 11 live di fila, credo che tu non riesca a capire, forse nemmeno chi c'è dentro questo live, no, nel senso, nemmeno chi è che parla. Vabbè, intanto che io non ho fatto spam, quindi spero tantissimo che sia stato tu a fare tutto nel frattempo. Sì, perché io sono bravo. Bravissimo. E infatti mi fido di te e non lo faccio mai perché so che lo farai. Non perché, assolutamente non perché me ne dimentico. Però vabbè, intanto che aspettiamo appunto che la gente entri, inizio a vedere già un po' di commenti sul contenuto, cioè questo è il primissimo vero capitolo post-Wano. Non sappiamo ancora di che saga farà parte, cioè che nome avrà Vabbè, arco la saga della finale, quale secondo me arco si chiamerà finale. una cosa come lo zoccolo dei Mugiwara, cosa del genere. Ok, mi sembra un enorme cacca. No, cioè, vuol dire, mi sembra un'ipotesi. No, ma secondo me avrà un nome. No, in realtà era carino anche l'arco narrativo della guerra agli imperatori, era pure carino come titolo, seppur abbastanza, diciamo, anche, cioè, banale in termini di contenuti. Quindi, anche dovesse essere l'arco narrativo dello sbarco a Laugh Tale, l'arrivo a Laugh Tale, nonostante poi conterrà probabilmente altre, appunto, saghe prima di quella vera e propria Laugh Tale. E immagino verranno tutte inglobate in questa ricerca dell'ultimo Rodopon Glyph, e poi si andrà alla conclusione. Però, cioè, diciamo, comunque, vedo già tre commenti, leggevo oggi tre commenti, ci lasciamo vano alle spalle, abbiamo un qualcosa che comunque è molto legato al capitolo scorso, agli ultimi capitoli, perché più o meno dal 1053 a oggi gira e rigira, e gli argomenti che vengono trattati sono questi. Di informazioni ce ne vengono date, soprattutto di informazioni che ci interessano anche, perché dopo averci fatto annusare questa Cross Guild che veniva introdotta nel capitolo scorso, adesso ci viene detto davvero di cosa si tratta. Già sospettavamo che ci fosse qualcosa, perché mi ricordo già dal capitolo in cui ci è stata presentata che entrambi avevamo un attimino qualche remora sul fatto che sì, Crocodile, Mihawk, per i personaggi, per come c'erano stati presentati i personaggi, suonava molto strano che stassero a qualcuno come Baki, che noi adoriamo, ma nel mondo di One Piece tra i pirati non è che sia così amato. E soprattutto se ti ricordi anche Zoro, lo diceva, non è un caso che Oda abbia fatto dire a Zoro una cosa del genere, quando diceva conosco Mihawk, è strano che abbia preso una decisione simile, adesso scopriamo il tutto. Allora, prima di entrare nel merito, io oramai qualcuno è arrivato, Cap, dai. Prendiamoci questo momento di gloria, perché è giusto così, bisogna dare che Cesare quel che è di Cesare. Quindi, ragazzi, noi lo diciamo da anni, è passato tanto tempo, ci abbiamo fatto un video. Adesso, finalmente, il governo mondiale di One Piece sa qual è il vero valore di Chopper. Adesso è stata decuplicata la sua taglia 10 volte Sì. tanto, Sì. cosa che ne ha
Drufichiri. Arufi è successo, per confrontare, Arufi è successo che la taglia venne decuplicata quando, se non ricordo male, quando distrusse, no, dopo Marineford, che è passata da 300, no, è stata triplicata, neanche soltanto triplicata, quando, da 100 a 300, quando con Enies Lobby, da 100 a 300, Passò a 400, poi poi a 500. 400, come, esatto, bravissima. Qua invece addirittura 10 volte tanto, ma ti dirò una cosa in più. Chi è il primo delle taglie che vengono presentate? Chi è il primo che ci viene illustrato, che ci viene mostrato, che ce n'è fatto temere, diciamo? Quando vengono elencati i 10 ufficiali, 9 ufficiali, 9 grandi ufficiali della flotta di Cappello di Paglia, chi è il primo? È agghiacciante. Cioè, adesso un chopper di adesso, nel capitolo di oggi, per fare i giusti paragoni, cioè viene considerato il primo grande ufficiale, è alla pari di King, Sì. Katakuri, Barges. Marco. Adesso, dopo la prossima saga, e cosa sarà? Verrà sconfitto Shanks e qua subentrerà un nuovo quarto imperatore? Tanto prima o poi dovevamo fare i conti con la verità, cioè noi lo diciamo da anni, ma anche nel mondo di One Piece prima o poi questa cosa doveva uscire fuori. Adesso rimane la questione di Im, cioè spiegare che, cioè, come lui è diventato Im, ma quello dopo arriverà più avanti. Esatto. Quindi, ragazzi, archi narrativi, saghe, tutto quello che vedremo adesso, voi prendete, fate finta, come quando vi dissero che ma l'arco di Wano in realtà non serve a niente, l'importante è quello che arriva dopo. È un po' lo stesso concetto. Quello che vedrete adesso, sì, è per passare il tempo, è pour parler, ma poi, alla fine, tra 20 volumi, vedrete voi. E con questo possiamo dare inizio a questa avventura parlando della mini avventura. Esatto. Giustamente, finalmente Caesar, gangster Gastino, torna di diritto all'interno della storia, chiede di entrare, di farsi portare via da Gizmok. Questo significa che non appena Gizmok lascerà New Whole Cake Island, Caesar tornerà a essere un personaggio di spicco che presto o tardi rivedremo all'interno del manga. Olè, bravo! Altra cosa portata a casa da Oda. Grandissimo. Dai, dai, che ci manca solo Carrot. Dai, su! Tra l'altro, vorrei far notare che di Katakuri non interessa già più nessuno. Sono già due capitoli. Già nel capitolo scorso ne abbiamo stati in lontananza nell'angolino, Oven proprio, ma neanche cagato. In questo capitolo zero, non si capisce se sia privo di sensi, svenuto, se in qualche modo sia riuscito a soccombere al colpo di Caesar. Non si sa più nulla, fine. Passato No. in secondo, terzo piano dinanzi a questa Yeah. grandezza anche fisica di Caesar, che proprio si staglia, che occupa tutta la cover. Siamo a dei livelli veramente inesplorati. Sì. Cosa ne pensiamo delle taglie? Beh, tolta chiaramente la principale di cui abbiamo già parlato, quella di Frankie dove c'è l'immagine della Sunny, oppure c'è altro perché è molto strana. Devo ammettere che ho riso. La prima reazione all'immagine della Sunny mi ha fatto ridere. Non so nemmeno perché. Forse per la reazione di Frankie, quel mix tra lacrime e rabbia, che era molto simile a quando Sanji lo dipinsero, no? Sì, ma tra l'altro, credo che sia tornata quella taglia di Sanji. Se tu guardi nella pagina in cui lui si lancia verso Nico Robin, si vede proprio sotto Sanji la sua taglia, perché si legge chiaramente Sanji, e si vede l'immagine, e sembra ancora quella disegnata. È sicuramente del post-timeskip, non è più quella dell'epoca di Sabaudi, perché comunque l'occhio visibile è quello attualmente visibile, però sembra essere nuovamente disegnato, nuovamente quella nello stile
pittorico che avevamo all'epoca di Duval. Vabbè, come taglia in sé, guarda, ti dico la verità. Cioè, uso forse quello a cui, che ha avuto un incremento troppo grande a fronte di aver fatto nulla. Per il resto, bene o male, sono tagli accettabili. Adesso, le cifre che io sparo da sono sempre molto sparate, nel senso che non è che ci abbia mai messo una vera logica dietro. Però ti dico, a me come taglio, cioè, le ritengo giuste, soprattutto quella di Nico Robin. Ma Anzi, secondo me, dimmi, dimmi. no, io volevo dire che, cioè, secondo me, cioè, volevo fare un attimino un discorso non tanto più ampio, ma più generico, nel senso che, Scoppietta un po' se ci... l'audio. Ah, come l'ultima volta, cavolo, al massimo dopo provo a rifare come ho fatto la volta scorsa per vedere se va a posto. Cavolo, a me viene in mente, cioè, le ultime settimane. Abbiamo visto Ryokugyu, abbiamo visto Pluton, cioè no, sentito parlare di Pluton, abbiamo saputo della Cross Guild, questo, quell'altro, così, ma la gente non aveva l'animo in pace per il fatto che dove sono le taglie, non abbiamo ancora visto le taglie, perché non ha messo le taglie. Alla fine, anche alla luce di ciò che c'è stato in questo capitolo, le taglie sono davvero una Molto. sorta veramente di le taglie, l'attesa delle stesse, quasi un atto masturbatorio del lettore che sta aspettando, cioè sta goduria dell'avere le taglie di Ancora. Mugiwara. Vero, è E molto. questa sensazione che manchi qualcosa. Se non vede le taglie, e poi arrivano le taglie, e Chopper c'ha dietro la gag, e Franky c'ha dietro la gag, Sanji c'ha dietro la gag, e quindi è tutto un discorso molto relativo quello delle taglie. Cioè, al di là del fatto che sappiamo benissimo che al momento, cioè che ormai da un decennio, non contano praticamente più nulla, perché Vero. in ogni caso, comunque, è abbastanza. Improbabile il discorso dei 1000 perri di Chopper, 1000 perri neanche Luffy dopo i primi 30 capitoli. Quindi è davvero un qualcosa di più che superfluo, di fammi dire proprio obsoleto in One Piece stesso. Il concetto di taglia, perché al posto, cioè so perché comunque il lettore le vuole, il lettore le desidera, le brama ardentemente, se non ce le ha, non è a posto con se stesso, anche se sia un capitolo di 20.000 rivelazioni. Tant'è che ho letto tantissimi comunque che erano finalmente contenti che ci fosse un capitolo corposo, un capitolo che per un terzo mostra le taglie dei personaggi. Mostra letteralmente dei numeri associati ai personaggi, non ci viene detto nulla di più di quanto non sapessimo se concretamente quanto può valere economicamente parlando quella persona. Perché al suo posto non Io ci mi mostra. domandavo, tra l'altro, se il governo abbia tutti quei soldi. Esatto, qui siamo secondo me già più che altro certi che non li abbia. Io continuo ad essere convinto che nel momento in cui qualcuno riscuoterà una taglia importante, esploderà sta bolla economica, ci sarà una crisi del governo mondiale. Però, sì, beh, tu immaginati, non so, cioè, prendono l'intero gruppo di Mugiwara, lo portano al governo mondiale, riscuotono una cifra astronomica, cioè Niente, non le ho sommate. considerando appunto che tipo Franky ha pagato 300 milioni per... o forse 200, non mi ricordo cosa gli erano rimasti da parte dei soldi per quando aveva preso l'albero, il legno dell'albero Adam. Cioè, quindi, 200 milioni, aspetta. considerate quanto costava il legno di un albero ritenuto leggendario, immaginatevi quella cifra decuplicata. Cosa ti prendi? Ti prendi vari Joyce, probabilmente ti compri l'intera città. Però, cioè, io mi chiedo, al posto di quello, perché non mettere ad esempio le taglie della Cross Guild,
dimostrarci quindi, ad esempio, cioè, non le taglie della crosta, guild inteso Baghi, Crocodile e Mioc, le taglie della crosta, guild inteso come le taglie che loro hanno pubblicato, quelle dei marini, farci vedere come sono strutturate, Sarebbero farci stati. vedere, Vabbè, farci vedere. farà in tempo. Cioè. Non lo so. In realtà non lo so, perché deve essere un capitolo di spiegazioni, perché noi abbiamo intravisto qualcosa nel capitolo scorso e c'era un sistema di, chiamiamolo, ranking, c'erano delle corone, delle stelle, quindi è qualcosa che sicuramente va spiegato, però comunque Diciamo viene a che Kaino con una taglia a questo è punto. vero, sarebbe molto divertente. Guarda. Questo mi è sembrato molto un capitolo di presentazione della Cross Guild, cioè ti sta spiegando come è nata, come poi si è strutturata internamente, cioè ancora sei in una fase primordiale. C'è tempo, dai, per fare quello che dici tu. Secondo me accadrà. È un'occasione troppo ghiotta per non poterla almeno mettere in pratica con qualcuno. Ma la mia paura è proprio che rimanga una cosa fine a se stessa quella che ci è stata detto. Proprio per quello io spero che venga mostrata, perché io spero che in qualche modo abbia un senso concreto, un'utilità concreta l'averci detto che anche i marini vengono cacciati, che non sia una roba del quello che disse Kid, ora anche loro dovranno stare attenti, fine. Poi non si saprà più nulla di strappo. Il tempo è quello che è, stringe, quindi non so quanto ci verrà mostrato. Spero che davvero si concretizzi. Sì, anche perché considera che, vabbè, tra i due Crocodile e Mioc, soprattutto. Aspetta, scusa che mi sta passando. Ok, dicevo, soprattutto Mioc non ha mai avuto spazio all'interno del manga. Io sono abbastanza convinto che almeno nell'arco narrativo finale qualcosa farà. E siccome adesso è stato introdotto nella Cross Guild, ci è stato detto cosa lui vuole ottenere, quindi la pace, non vuole le rotture di coglioni. E poi è stato tirato fuori anche questa cosa del cacciatore dei marini. Probabilmente è un'ottima occasione per far vedere lui che va effettivamente alla caccia, come dici tu. E se lo fa, io secondo me un manifestino di Garp o chi per loro se lo può anche portare dietro. Quindi dai, ho fiducia che almeno qualche volta ti può capitare una cosa del genere. È chiaro che non capiterà con tutti i Marines, cioè non siamo a livello della pirateria. È un mix tra gag e storia. Siamo un po' sul filo in quello che sta capitando, perché comunque riguarda la storyline principale, no? Il sovvertimento dell'ordine mondiale. Però cioè, la Cross Guild praticamente è non molto più di una gag, di una gag, mettiamola così. Che ha preso diciamo, la strada della storia, quindi sicuramente andrà a modificare la lore e quello che sta capitando. Però nasce così, nasce. No, io non sono invece cioè sono proprio del parere diametralmente opposto, cioè la CrossFit nasce invece come secondo me un punto non tanto serio, ma un punto cardine del manga da adesso in poi, viene decorata da Gek. Questo capitolo ci viene detto comunque che la Cross Guild sarebbe esistita anche senza Baghi, cioè la Cross Guild non doveva prevedere Baghi, doveva prevedere Mioc e Crocodile. Dopodiché, appunto, viene decorata, viene avvolta in questo contesto comico con la presenza di Baghi e con tutte le scene di classico misunderstanding che Baghi si porta dietro. In effetti è vero, perché comunque sia, se fosse stato,
fino a un capitolo fa già aveva più senso quello che ti dicevo un attimo fa, nel Sì, senso che perché nel capitolo, fino al capitolo scorso, cioè, tu sapevi che era. aveva Esatto. maghi. Allora, nel capitolo scorso noi abbiamo avuto la visione, cioè il punto di vista del mondo intero, in One Piece. Come la Cross Guild, d'altronde ci viene presentata col poster proprio. Quindi come la Cross Guild viene percepita dal mondo esterno. Con questo capitolo invece abbiamo la realtà dei fatti. E appunto ci viene detto che in realtà era un accordo tra Croc e Lemmyhawk, il vero presidente della Cross Guild era Crocodile, che aveva chiesto a Mihawk di collaborare con lui, e poi è subentrato Buggy e quant'altro, tutto quello che abbiamo avuto. Però tra l'altro anche questa particolarità qua, la veramente dietro la Cross Guild, neanche è mio, che è Crocodile, cioè è comunque qualcuno che già era avvezzo, diciamo così, Ha un'organizzazione, sì, a quello. organizzazioni criminali di questo tipo. E lo stesso Vregno dice che allo stesso modo Mihawk era avvezzo a finanziare organizzazioni Questa è dello stesso un'informazione tipo. nuova, in effetti, questa è una cosa che non sapevamo. Esatto, secondo me Mihawk è stato un po' ricalibrato di recente come background, perché è ovvio che nel capitolo, cioè, cos'è? No, 3, no, 10. No, sì, esatto, quando l'abbiamo. No, però Era era dopo. prima di Don Krieg, quindi volume 4. Esatto. 4, 5. Quando Volume l'abbiamo 4, visto il la prima volta, quattresimo titolo. è ovvio che Oda non lo pensava come il cacciatore di Marini. Questa qua è una cosa che avrà pensato 2 settimane fa, diciamoci la verità. Però il discorso è che secondo me, proprio adesso, con tutto quello che si è andato a formare, tutta questa strada che sta prendendo Oda, ha avuto la possibilità di ricalibrare Mihawk con lo status quo attuale, proprio perché Mihawk è sempre rimasto molto avvolto nel mistero come personaggio. E quindi poi praticamente carta bianca su un tuo personaggio creato 20 anni fa, e gli dici che si chiamava Cacciatore di Marine, tra l'altro anche lì Cacciatore di Pirati, Cacciatore di Marine, guarda caso si va a creare un ulteriore parallelismo con Zoro. E poi c'hai lui che ti finanziava queste fantomatiche organizzazioni. Però c'è la cosa particolare, che il vero capo di questa Cross Guild è Crocodile. Cioè, e questo è molto importante secondo me, perché è una grossa anche rivalutazione. È un discorso che abbiamo fatto spesso di recente, la rivalutazione di vecchi personaggi, di vecchie organizzazioni. Lo faccio ad esempio col CP9, nel caso di Wusu, con l'introduzione del concetto di Haki legato alle Rokushiki, eccetera, eccetera, cioè dei nemici ormai deprecati, che acquisivano, cioè che, per cui veniva giustificato il fatto che adesso fossero nuovamente, tra virgolette, in pista rispetto a quello che era il livello competitivo attuale. Cioè, Lucci, che era uno che all'epoca veniva introdotto quando ancora non si conosceva, non esistevano, non esistevano le tonalità dell'Haki, è ovvio che adesso sarebbe un personaggio che tu prendi, pianti 2 cerfoni, lo lasci per terra. Invece ti diventa un membro d'elite del CP0, e infatti Husu ti dice che le Rokushiki erano legate all'Haki, quindi a posteriori ti viene detto che in realtà conosceva l'Haki, eccetera, 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 fino allo status attuale. Crocodile ha sempre avuto lo stesso problema. Crocodile, per fatalità, era un personaggio troppo importante per il momento dell'epoca, cioè perché era comunque uno della flotta dei sette, uno di un gruppo che ancora all'epoca di Marineford era considerato l'elite, ma era l'eccezione perché introdotto troppo in là, cioè troppo indietro, in un momento in cui, cioè, veniva sconfitto da un Ruffy che valeva veramente poco rispetto comunque al Ruffy attuale. E Adesso invece, diventa dimmi.
Servirebbe davvero venderli dentro. Pensaci. Assolutamente, c'è il posto in basso, c'è nella Pensaci. croce, c'è il posto in basso. Invece Oda è riuscito a dargli nuovo lustro, a farlo sentire nuovamente pericoloso, perché quello che sembra davvero pericoloso in quei dialoghi è proprio Crocodile, ancora più di mio quasi. Ci appare, se non andassimo a contestualizzare a ritroso, ci appare come la spalla di Crocodile in quel momento lì, neanche come suo pari, perché ci viene detto che Crocodile è stato quello che è andato a aiutare Buggy quando era in pericolo, i sottoposti di Buggy che gli dicono: ah, ma allora è vero che sono come fratelli, proprio appunto a farci capire che comunque, nonostante anche Buggy non sia quel granché in combattimento, però Crocodile viene tuttora percepito nel nuovo mondo come qualcuno di forte, cioè uno annoverato tra quelli da battere. Hai abilitato anche loro, tra l'altro, in un momento in cui poco fa ha messo Law e Kid al pari di Luffy. Mi sembra che stia costruendo uno scenario di potenziali personaggi in lizza per il One Piece. So che non lo hanno detto, so che non ne stanno parlando, ma aver alzato le taglie sopra il miliardo entrambi d'improvviso su personaggi che tu non vedevi cagati dai tempi, come dici te, di Marineford, è perché li vuoi rimettere all'interno della storia in maniera prepotente. Sì, ma ci sta, è giusto, è bello, perché è quello che dicevo la settimana scorsa, questa è la Baroque Works con i pezzi grossi. Allora, abbiamo di nuovo Mr. One, abbiamo di nuovo Mr. Three, abbiamo Mihawk, abbiamo Buggy, abbiamo Albida, abbiamo tutta gente che è un po' il Dragon Ball Heroes di One Piece, cioè è quella parte di One Piece di puro fanservice. Cioè, è ovvio che non è puro fanservice perché in questo caso è particolarmente contestualizzato. Però, cioè, una delle cose più belle del periodo di Impel Down e Marineford era appunto vedere Ruffy affiancato da La Buggy, Crocodile, sì, Jinbe, Ivankov, cioè quel gruppettino veramente di star. Di star del manga tutti assieme. E è la stessa cosa che vedi qua, cioè che figata è vedere tre personaggi come Mihawk, Crocodile e Buggy in un unico gruppo. Appunto, cioè, quello che dici te ha puramente senso. Su Nisseiner, con il pretesto più idiota possibile, sarebbe una bomba assurda. Proprio perché questo è il nuovo gruppo di All Star. sì, È capito. l'equivalente, tipo in Capitan Tsubasa, è l'equivalente di quando tu hai il torneo con le scuole e poi i giocatori migliori si uniscono nella nazionale. Il Giappone, È sì. l'equivalente. Capitolo sostanzioso. Chopper ormai ha mostrato la sua mano, o meglio, lo zoccolo. Esatto. Vi invito a recuperare i primi minuti di live. Abbiamo detto una cosa molto importante che poi, se volete, più tardi approfondiamo. Crocodile è il vero re dei pirati. È vero, perché era il suo sogno, se ti ricordi, nella mini avventura, quando c'era la Hai tipa che ragione. tirava fuori tutti i suoi sogni, lui era il re dei pirati. Hai ragione. Beh, ma ha senso comunque, se ci penso, adesso abbiamo quattro imperatori e finalmente tutti e quattro, cioè anche prima, però non prima, perché già Barba Bianca, Ace voleva che diventassero dei pirati, lo disse a Ruffy, ma Barba Bianca non era così volenteroso di diventarlo, era più che altro volenteroso di
far iniziare questa nuova generazione di cui lui sapeva non farne parte. Big Mom e Kaido decidono di puntare a One Piece soltanto una volta essersi alleati. Invece noi abbiamo Luffy che dice di volerlo diventare, abbiamo Teach che lo vuole diventare, abbiamo Shanks che 2 capitoli fa dice di puntare a One Piece e adesso abbiamo una ciurma con almeno uno che sicuramente sappiamo che vuole diventarlo. No. Poi, beh, di questo abbiamo già risposto, di cosa pensiamo della Cross Guild. Sempre presenti con gli occhi di Cap. Tra l'altro, bravissimo, perché non ricordiamoci di Yamato anche se è passata già una settimana, cioè non dimentichiamoci, anche non ricordiamoci perché non c'è più, quindi non ricordiamoci di Yamato, cioè è sparito nel dimenticatoio. Tra l'altro, comunque volevo far notare, molti ad esempio si erano lamentati, leggevo, del fatto che dalla gag con Rufy che viene nuovamente trattato male, in primis Nami, messo lì nella gabbietta, che in realtà ero curioso di sapere perché tengono una gabbia lì. A Beh, parte che ho riso tantissimo nella però. prima scena con lui in gabbia e sopra scritto Rufy, cappello di paglia, membro dei quattro imperatori. Ma appunto per quello, vorrei far notare il parallelismo che c'è tra l'introduzione di Ruffy e l'introduzione di Buggy. Sono esattamente la stessa cosa. È questa la particolarità, è questa, cioè sono identici. Tra l'altro, tutti e due parlano sbiascicando da quanto, cioè con una sillabazione alterata da quanto sono stati menati, entrambi con la faccia gonfia di botte. È vero. È bellissimo perché vengono trattati male dai loro stessi uomini, dai loro stessi sottoposti. Sì, no, ma mi è piaciuto, cioè c'erano molte gay in questo capitolo che facevano sinceramente ridere, anche Jinbe che pensa che Nami abbia l'acchi del re, effettivamente. Questo secondo me è un indizio particolare su una cosa che noi abbiamo, su cui abbiamo discusso nelle ultime settimane. Che era quale sarebbe stato d'ora in avanti cioè che tipo di alchimia si sarebbe andata a creare d'ora in avanti tra Jinbe e gli altri membri della ciurma? Quale sarebbe stato il ruolo comico che avrebbe assunto Jinbe qua dentro? E probabilmente Jinbe avrà questo ruolo, quello di una sorta di, diciamo, spettatore Sì, della realistico in uno scenario surreale. Cioè, vede Nami che mena Rufy non se lo spiega. e dice deve avere l'Haki del re. Questo qua è Haki del re, altrimenti appunto non mi spiego come sia possibile una cosa del genere. Già. In questo contesto avrebbe senso. Tra l'altro non è la prima volta che lo sa perché ho avuto una sorta di déjà vu, ma non mi ricordo in che momento ha avuto una reazione simile, però non è la prima volta che lo fa. E quindi se dovesse assumere questo atteggiamento anche in futuro, nelle gag, Dove nei momenti comici, mi va più che bene. altri Mugiwara, tra l'altro, gli dicono: no, guardaci, non è così, no? Anche appena dopo fa la stessa cosa con Sanji, cioè Sanji dal resto della ciurma viene ignorato perché tutti sanno che è così. E lui invece si chiede, ma c'è qualcosa che non va? Non stai bene? E appunto dopo dà l'input a Zoro per prenderlo in giro, per prendergli. Ma no, fa così perché è il numero 4. Il numero 4 fanno così. Anche lì ho riso tantissimo. Dai, quanto è bello, Sanji, col fuoco, con la maglia che va a fuoco. Un saluto a tutti i sangisti. Allora, Ah, dovrebbero appunto essere adesso rinominati i numeri quattristi. la reazione del fandom su Mihawk è stata incredibile. È impossibile riconoscere il suo titolo ogni volta una scusa diversa. Cos'è per non riconoscere il discorso del non riconoscere il miglior spadaccino del mondo? Immagino che sia.
Però mi son perso in che modo sia stato denigrato stavolta. Scusate, fatemi uscire o Fabio. Anche quella è bellissima. Sì. Ma senti, domanda seria. Il fatto che adesso sia stato presentato Mihawk all'interno della Cross Gym può essere, cioè, in che maniera secondo te questo può avvicinarlo a un ipotetico, se mai ci sarà, scontro con Zoro? Allora, cosa che dissi quando, nel momento di transizione degli imperatori? Questi quattro imperatori ce li portiamo fino alla fine del manga. Non avverrà un nuovo capitolo 1052-1053, ovvero un nuovo capitolo di presentazione dei nuovi quattro imperatori. Non ha senso. Quindi, quelli che, tra virgolette, in ogni possibile declinazione della frase, verranno meno d'ora in avanti, quasi sicuramente non saranno sostituiti. Questo vuol dire, secondo me, che tutti e quattro ce li porteremo fino alla fine, perché Teach è legato a Shanks e è legato a Ruffy. E Buggy è legato a Shanks, gli è legato a Ruffy. I sottoposti di Buggy, Mihawk è legato a Shanks, gli è legato a Zoro. Crocodile è legato a Ruffy, oltre che a Buggy. Shanks è legato a tutti e tre. Quindi c'hanno tutti legami tra loro, ragion per cui diciamo che tendo a pensare che in un ultimo sprint di manga i quattro andranno a confluire tutti su uno stesso luogo, che potrebbe appunto essere l'Uptail o qualcosa prima, se proprio, dato che comunque per quanto ne sappiamo, per ora i Mugiwara sono destinati ad andare ancora a Lodestar, dato che stanno seguendo il Lopus. Quindi mi immagino che quello con Mihawk sarà l'ultimo scontro di Zoro. Zoro comunque mira a diventare il miglior spadaccino al mondo, vuol dire che nel momento in cui sconfigge Mihawk il suo sogno si realizza. Non so neanche, non è detto che sarà una cosa che vedremo, il fatto di Zoro che diverrà che si scontrerà proprio con Mio, potrebbe essere una cosa magari lasciata all'immaginazione futura, all'immaginazione del lettore sul futuro. Però adesso comunque gran parte dei sogni o comunque di alcune storie che stanno portando avanti i personaggi sono destinate a finire o comunque a trovare Concludere. una concretezza nel finale. Quindi io mi immagino che Mihawk lo vedremo col finale, assieme a Shanks, assieme a Buggy, a Crocodile, a Teach, saranno tutti lì, ma nel finale sarà un finale da fuochi d'artificio, perché ci saranno davvero tutti i top player di One Piece, ma saranno sul finale. Alla fine i capi sono Croco e Mihawk. Oda ci ha messo 2 capitoli a rovinare l'idea che si eravamo fatti di Buggy. Che la gag mi fa di dire mi pulisco le scarpe con la lingua, mi sembra esagerato. Comunque, puntualizzazione, Mihawk non viene mai considerato né si considera capo, mentre Crocodile si considera capo. Mihawk si considera come finanziatore di questa organizzazione, però non si è mai considerato, e Crocodile stesso si definisce comunque lui come capo. Beh, allora, questo è un commento su Buggy. Io, per esempio, cioè, l'immagine di lui che lo tengono mentre che si parla alla folla, che vita di merda, c'è lui che piange, anche quello l'ho apprezzato tantissimo.
Ma tra l'altro, cioè, secondo me è comunque l'emblema di Baghi, c'è anche cioè, non aver dignità, è Baghi. Quindi Ma direi, poi, dai, fai caso, è la stessa identica cosa che gli è successa a Marineford. Cioè, lui, vabbè, lì un po' se n'è cercata di attirarsi la gloria addosso. Però, comunque, fondamentalmente c'era tutta questa gente che lo idolatrava e lui ha costruito la sua identità su questo. ma secondo me è diverso, cioè perché di là, tra virgolette, l'ha cercato, di qua è stato costretto, cioè lui non voleva diventare imperatore. Sì, questo è Infatti stato. è molto importante, secondo me, quello che dice Myok, cioè sei il primo uomo che diventa imperatore con una scusa, cioè scusandosi. Perché lui, cioè, lui chiede scusa a Crocodile. E da questa scusa che Crocodile accetta, da questa scusa che Crocodile accetta, si attiva un meccanismo per cui Baghi mette a disposizione tutta la sua organizzazione, la Baghi's Delivery per la Cross Guild. La Baghi's Delivery fa il poster, viene pubblicato il poster e tutti questi qua che dicono grande, mettiamo Baghi bello lì, bello potente, al centro, così. Tra l'altro, è domanda che facevo anche la volta scorsa, cioè il fatto che diciamo, è ovvio che sia Baghi il capo, perché comunque il logo ha le fattezze di un clown, un teschio con le fattezze di un clown, altrimenti non avrebbe motivo. Invece scopriamo che è perché sono i suoi uomini che per fargli un piacere l'hanno fatto così. Questo viene pubblicato, la Marina lo vede, la Marina dice: prima Big Mom che si allena con Kaido, ora questo. Mio, Bionca addirittura è andato a salvare. No, Crocodile è andato a Addirittura è salvare. andato a salvarlo. E il tutto finisce a valle con lui che diventa imperatore. Che E questo è bello. esattamente Baghi. Baghi che dice una frase e è il sassolino che crea la frana che lo fa diventare imperatore. Sì. Esattamente come Marineford, ma Vai. più in grande e qua non proprio voluto, cioè lui qua lo sta subendo proprio e sa che non può scappare. A mani basse il personaggio meglio costruito dell'opera, dai, dice, cazzo lo fa. Sì, ma sotto molti aspetti mi ha ricordato Usopp. Usopp probabilmente avrebbe fatto esattamente come Baghi, quello che però a me non va giù. E che Usopp non è Baghi, cioè queste sono delle. È la stessa cosa, è lo stesso discorso che facciamo secondo me con Fujitora a Marineford, scusa, a Dressrosa. Mi va bene un personaggio caratterizzato così, non mi va bene un Marine caratterizzato così. A O peggio me va ancora. bene un personaggio caratterizzato come Baghi, non mi va bene un Mugiwara caratterizzato come Baghi. Mugiwara che tra l'altro ha come obiettivo il non essere come Baghi. Esatto, proprio per quello. Cioè, Baghi è bello, ma è un antieroe. Usopp non può essere un antieroe. Usopp deve partire come Baghi e diventare qualcosa di diverso. Non può partire come Baghi e fare questo slalom delle montagne russe incredibili per poi ritornare come Baghi. Perché con Ulti si è comportato esattamente come Baghi. Cioè, Infatti, lui era pronto a tradire il proprio orgoglio di Mugiwara per avere salva la vita, quello che suggeriva di fare a Nami. Esattamente Baghi che dice non uccidermi, piuttosto ti lecco le scarpe. È esattamente questa cosa qua. Ma questo lo sì. può fare Baghi. E Baghi è un figo per questo. Usopp non può essere un figo per questo. Perché? Perché Mugiwara. Allora ne esci, ti fai la tua ciurma con peperone, cipolla e carota, non mi ricordo come si chiamava il terzo, e ti fai la tua caratterizzazione che non ha nulla a che vedere con il Mugiwara. Ma Usopp non può essere un antieroe. Ma è per questo che all'inizio della live ti dicevo che non è che mi avesse così tanto convinto la sua taglia da 500 Beh, ma è sensato. praticamente è l'unico che, vabbè, se consideriamo, non consideriamo Nami, ma comunque l'unico che non ha sconfitto effettivamente un membro della ciurma di Kaido. È sensato a esclusione. Cioè, tu pensi alla taglia che aveva prima,
pensi al fatto che deve avere un aumento, può avere un aumento fino a un certo punto, e prima e dopo di chi deve stare tra i Mugiwara. È Guarda, ovvio lui... che rimane nel quintetto principale, nel senso che se togli Ruffy, Zoro, Sanji, Jinbe, tu ancora, indipendentemente da quello che ha fatto Nigashima, se tu pensi tolti loro, al Mugiwara più importante, cioè a quello più di spicco, ti viene in mente Usopp, non ti viene in mente Franky, non ti viene in mente Brook, non ti viene in mente neanche Nico Robin, perché Nico Robin comunque quello che ha avuto Nigashima è stato il primo scontro da quando è entrato in Churi, perché anche a Dressrosa è stata di supporto a Kiros e Rebecca. Nico Robin non ha mai avuto un vero scontro. Questo qua è stato il primissimo vero uno contro uno, che in realtà era un uno e mezzo contro uno, però vabbè, se vogliamo. Ma il primo personaggio più importante è Usopp. Nico Robin ha una taglia altissima per altri motivi che tutti noi conosciamo bene, quindi la metti dopo. Usopp non può avere una taglia più bassa di Nami, Quindi Franky dici a esclusione. e Brook. Esatto. Guarda, ti aggiungo che, vabbè, magari non c'entra un cazzo, però è interessante questo parallelismo che Doflamingo gli aveva messo la stessa taglia addosso. Se tu ci pensi, comunque, Però abbiamo gli la aveva. conferma che adesso, che in ogni caso adesso Usopp continua a essere riconosciuto in tutto il mondo come il dio, Usopp il dio, Goddo Usopp. Abbiamo la consapevolezza che non è più soltanto una gag legata a quella scena di Dressrosa. Cioè, questo qua è, a mio avviso, comunque un particolare da non sottovalutare. Abbiamo un membro della ciurma di Mugiwara che viene elevato a livello di una divinità. Perché ricordiamo sempre che proprio Dio, cioè ricordo sempre che quel Goddo lì è il Dio cristiano in giapponese, e è per quello che loro utilizzano il termine Goddo, perché e non Kami, perché è proprio il cercare l'assimilazione di un termine straniero, di una religione straniera, e stiamo parlando del dio di una religione monoteista, cioè è come se fosse il dio È il di una religione di un One Piece, Usopp. no, ma questo modo di etichettare i Mugiwara, cioè, si comincia a vedere che Oda ci calza molto la mano. Anche chiaro, l'ha fatto con una gag, ma anche rimarcare continuamente Ruffy imperatore, l'imperatore, l'imperatore Ruffy, cioè, è perché magari vuole anche metterti nell'ottica di come vengono percepiti nel mondo di One Piece questi personaggi, che ormai la loro, diciamo, cioè, la leggenda supera la realtà, sono diventati esseri mitologici, c'è gente che dall'altra parte in altre isole, ah sì, cappello di paglia è alto 10 metri, no, queste cose Ma le abbiamo. secondo me questo è anche frutto del momento. Cioè, a un certo punto mi ricordo che ci sono un paio di volte in cui proprio li ho tolti in fase di traduzione, perché Shanks viene nominato 3 volte di fila e ogni volta che viene nominato viene detto Shanks il rosso dei quattro imperatori. Frase dopo, Shanks il rosso dei quattro imperatori. Terza dice, grazie, perché vabbè, in giapponese Yonko non è dei quattro imperatori, cazzo, dici. Due sillabe e te lo porta a casa, il termine molto meno pastoso, però ogni volta che Shanks viene chiamato viene detto Shanks è rosso, membro dei quattro imperatori. Ogni volta che Mihawk viene chiamato viene detto Mihawk ex membro della flotta dei sette. Ogni volta che Crocodile viene chiamato viene detto Sir Crocodile ex membro della flotta dei sette. Tutti quando vengono chiamati ogni volta in questo capitolo viene sempre specificato il gruppo di appartenenza. E secondo me,
frutto del momento, cioè tra tre capitoli già se dovessero chiamare Crocodile direbbero Crocodile, non direbbero Crocodile ex membro dei Quattro Imperatori. Shanks fino a due capitoli fa lo chiamavano Shanks il Rosso, non Shanks il Rosso membro dei Quattro Imperatori. Sì, no, però intendo dire, vai, ti ho parlato di Rookie, in realtà intendevo anche gli altri, cioè nel senso il modo di percepire questi Mugiwara da parte del mondo, cioè Sì, anche ma perché degnissimo. qua comunque tu sei dal punto di vista della Marina. Perché Esatto. comunque il tutto viene nel contesto della Marina che si caga addosso di Ma è queste per quello figure. che volevo far notare anche tipo Chopper, la sua taglia bassa viene contestualizzata col fatto che secondo loro, secondo la Marina, è la È massima, l'animale. è un animale, l'animale da Esatto, battaglia. è l'animale domestico. E Chopper quindi viene definito l'animale domestico. esatto. Cioè è come se fossero lì con il cane Sì. e paradossalmente è quasi un pregio per il cane avere una taglia. Sì, è Non vero. è il fatto che non è un difetto l'averla bassa, è un pregio soltanto averla. Esatto, intanto ci appare il nostro è vero, è vero. ragazzi, vedo che state arrivando adesso. Recuperatevi il primo quarto d'ora di live. Non ve lo dico più. Hai assolutamente ragione. Questo lo vediamo dall'inizio del capitolo alla fine e dal punto di vista della Marina. Quindi, sì, la Marina in questo momento si sta cagando addosso perché c'ha gli imperatori e degli ex membri della Flotta dei Sette che si alleano con degli imperatori. Cioè, Law, comunque, anche lui era un ex membro della Flotta dei Sette e si era alleato con un attuale imperatore. Il fatto che le tre ciurme, che l'alleanza tra Luffy e Kid Law si sia sciolta al momento, non è una notizia ufficiale, perché loro si sciolgono dopo la consegna del giornale. Quindi, paradossalmente, loro tre potrebbero essere percepiti dalla Marina ancora come un'unica minaccia. Ruffy, che è assieme a un ex supernova, è un ex membro della Flotta dei Sette. Considerando il fatto poi che Ruffy dalla sua ha una lista della spesa di alleanze d'alto rango che hai voglia, perché comunque c'ha in ciurma un ex membro della Flotta dei Sette, quindi anche lì non dobbiamo neanche andare lontano per trovare altra gente importante. Ok, poi recuperiamo con i commenti. Allora, intanto cappino e poi ovviamente cappuccino. Oh, finalmente la Marina ha incominciato a temermi. Mi ha moltiplicato per 10 volte la taglia. Esatto, quello che dicevamo all'inizio della live. Doveva succedermi o poi. Noi poi, cioè, è un pezzo che ve lo diciamo dal 2018 praticamente. Voi no, è una risata. No, vedi? Finalmente un capitolo dove vediamo la ciurma interagire con il sole dei game, che è tornato il vecchio One Piece. Il vecchio One Piece di solito dura tre capitoli. Il tempo di arrivare in una nuova isola. Che Purtroppo. comunque dopo decenni, un capitolo crocodile centrico, io non ho ancora letto nessuno ritirare fuori la teoria della mamma di Rufy. È vero, è strana sta cosa. Vabbè, ma c'è tempo, c'è tempo. Sai quante ne sentirai? Spero. Frankie non ha la sua faccia perché Vegapunk ha fatto una telefonatina, ha fatto oscurare il volto del figlio. Oddio. Ma non ha senso, cioè, a parte la battuta qua, però non ha senso la cosa, nel senso che Franky prima, cioè tra l'altro questo cambio qua totalmente insensato, perché non ha senso associare Franky alla Sandy di per sé, cioè, perché
dal punto di vista della marina, non di noi che sappiamo che l'ha costruita, però non ha senso farlo. Franky fino ad ora era associato allo Shogun. Da Fishman Island in poi compariva la faccia del Franky Shogun. Il fatto che adesso non ci sia più, ma che sia subentrata la Sunny, cosa ci vuole dire? Che anche quel Franky Shogun, quelle fattezze che noi conosciamo, non lo vedremo più, ma vedremo un vero e proprio upgrade d'ora in avanti, non soltanto per potenza, ma anche di estetica. Magari è che la Marina non sa riconoscere Frankie quando tipo il generale Frankie No, o... non lo so perché. Allora, se ci sono due cose. Allora, all'inizio Frankie aveva la sua faccia, quindi è insensato che non c'è, che da un momento in poi non ce l'ha più. Io commento che vedo è quello che spero. Io spero che il prossimo generale Franky sia Sunny stessa. Ok. Il fatto che in questo momento c'è questo discorso dell'andare in crescendo. Franky, generale Franky e Franky Shogun. No, scusa, Franky Shogun, cioè Franky, generale Franky, vuol dire Sunny, questo andare in crescendo, spero che abbia una sorta di concretizzazione, diciamo. Ok, va bene, però il discorso è, tu sei, cioè, la taglia viene fatta secondo un'idea, cioè tu mi parli al futuro, ma questa è una cosa accaduta nel passato, cioè a un certo punto la Marina avrà pensato di mettere quella foto al posto di Frankie. Cioè, la nave... Magari perché lui è il carpentiere, allora ci ha messo la foto della sua nave, ma non ha senso Non mettersi ha la foto. senso. Quindi è molto strana come scelta. beh, ascolta, quando l'ultima volta che era successo, adesso al di là della battuta su Vegapunk, ma effettivamente l'ultima volta che era successo qualcosa di simile, cioè la faccia non corrisponde al Mugiwara, era Sanji e c'è stata un'intera saga su di lui. Considerato anche che ancora di armi ancestrali non se ne è parlato, Pluton compresa tra l'altro, Vegapunk non si è visto, cioè magari veramente c'è qualcosa che unisce Franky alla nave o che non conosciamo. Oppure, che ne so, magari si è venuto a sapere che lui ha utilizzato il legno dell'albero Adam, quindi la nave di Roger. Che cazzo? Cioè, è difficile da interpretare. Ti dico, secondo me potrebbe avere a che fare con proprio anche la saga successiva, cioè un riferimento a Franky. Andando avanti con la storia, non lo vedo così strano. È un personaggio che, tra l'altro, era stato anche abbandonato dai genitori che sappiamo essere pirati. Chissà. Allora. Aspetta, che devo ritrovare i commenti. Che Crocodile sia il miglior villain scritto da Oda, non penso ci sia dubbio, giusto? Lucci ed Enel sono inferiori. Mi sa che non hai più volume, anche... Ah sì, te lo sei fatto te, ok. Sì, mi ero fatto un attimo, scusa. Dai, confidiamo, come dicevo all'inizio della live con Cap, nel ritorno ipotetico di un Enel. Meglio il lancio di dadi di Fujitora o il lancio di dadi di Oda per le taglie? Credo alla seconda.
Che poi Milleberry non valgono lo sforzo. In effetti, pensaci, tu devi andare a catturare Chopper. Già, devi, insomma, non è tanto affrontare Chopper, ma affrontare la ciurma che proteggerà il suo animale domestico. No? È come se io vado in casa di qualcuno e gli voglio rubare il cane, il padrone di casa si incazza, no? Quindi in questo caso devo affrontare gente da miliardi e miliardi di berry per Chopper. Quindi ti rendi conto di quanto in realtà dietro questa taglia gravi la sua pericolosità? Il governo avrà anche detto: ma noi perché dobbiamo dare miliardi e miliardi di tagli a tutti? Cioè, non ce li abbiamo neanche quei soldi. Facciamo in modo che, tanto non andranno a catturare l'animale per la compagnia, il governo ancora non vuole che il mondo sappia chi è veramente Chopper. Quindi devono trovare un espediente credibile per il mondo intero. Quindi nei giornali, nelle taglie ci scrivono: eh sì, è il loro animaletto. In realtà lo stanno mascherando come mascherare il Gam Gam con in meccanica col Gam Gam. Cioè, siamo lì. Quindi, ah no, gli tengo la taglia bassa. In realtà, come dicevamo, l'hanno decuplicata, però bassa. E così facendo, nessuno si lancerà contro Chopper. Prova ad andare contro Chopper. Chopper in questo momento vale 7-8 miliardi, cioè è quanto bisogna affrontare per poter prendere Chopper e portarlo a riscuotere la taglia. Vai lì sulla Sannia, auguri. Capen dalla telefonata che ricevono i rivoluzionari si percepisce un sabo in difficoltà. Cioè, Sabo dice esattamente, sono Sabo. Cioè, non so, ci sono i messaggi in codice, ma no, per il momento non si percepisce nulla, Dice più come un assolutamente. sabo. Cioè, Sì, non no, può dice fare. proprio nel senso, sono io, sono Sabo. Quindi per il momento non si sa assolutamente nulla. È molto curiosa, è molto curioso lo scambio che si è avuto tra Dragon e Orso Bartolomeo. Tra l'altro, un particolare su Bartolomeo è il fatto che in giapponese lui parla tutto in katakana. Cioè, che detto così, uno dice: ok, grazie, cosa me ne faccio di queste informazioni? Però contestualizziamo: sappiamo benissimo che da anni e anni con me, che vi racconto sempre molte cose interessanti. Parte i kanji, ci sono i due alfabeti principali sono hiragana e katakana, no? Hiragana viene solitamente utilizzato per il giapponese, il katakana viene solitamente utilizzato invece per i nomi propri e i termini stranieri importati in giapponese. Andiamo a semplificare in questo modo. Quindi, la cosa strana di Bartolomeo è che lui utilizza il katakana in un contesto in cui normalmente si dovrebbe utilizzare l'hiragana. Il fatto che Oda l'abbia fatto parlare in questo modo, che è esattamente lo stesso modo in cui venivano fatti parlare i pacifista, quindi le versioni robot di Kuma, è indice comunque del fatto che Kuma continua a parlare, nonostante adesso sembri essere libero, cioè non più sotto il controllo mentale di Vega, Pandora di Celeste e compagnia. Lui parla con un qualcosa di, cioè con un senso di roboticità. È sparito Lorenzo. Di non umanità, mettiamola così, un qualcosa di strano, cioè un parlato non normale, non tradizionale. È davvero come se parlasse come un robot, mettiamola così. Esatto, è come se è rimasto robotizzato. Sì, cioè, sì, ma a Lorenzo è saltata la luce. Grande Chopper. E l'hai
sei riuscito a metterlo in uno stato di non più pericolosità, no? Non potrà più nuocere alla tua copertura e chissà adesso cosa subirà da parte tua al buio. E, no, detto questo, appunto, c'è qualcosa di strano ancora, cioè non è propriamente umano in questo momento, mettiamola giù così. Però è molto curioso questo scambio, anche abbastanza decontestualizzato nello spazio e nel tempo tra i due. Quello è davvero particolare. Tra l'altro, altra cosa molto simpatica è il fatto, questa volta li vediamo tutti assieme, quindi subentra, cioè, si nota molto di più il fatto che tutti, tranne Karasu, che è l'unico normale, tutti gli altri, tra gli ufficiali dei rivoluzionari, sono strani. Cioè, sono strani sia nei modi di fare, sia nel modo di parlare, al di là di Ivankov, che avevamo già visto, che sappiamo in italiano viene reso con la R moscia, in giapponese al posto di pronunciare la W pronuncia la V, quindi lo posso dire, non so, Mugiwara, lui direbbe Mugiwara, anche gli altri hanno o dei linguaggi particolari tipo Morley, che è enorme, è quasi grottesco nell'aspetto, ha una parlata da contessa, da principessina, cioè lui dice proprio in un modo di parlare assolutamente che fuori contesto rispetto a come appare, lui dice proprio: Sabo è davvero uno stupidino. Cioè, è una terminologia che guardandolo non gli si confà. Abbiamo Lindbergh che è pazzo. Cioè dice: cazzo, questa cosa qua volevo dirla, sono uno stupido, devo essere più veloce, devo dirla prima di te. Quindi non sono normale. Cioè, sono tutti svalvolati davvero. Interessante come caratterizzazione, però, quindi ci sta nel contesto. Detto questo, aspetti, non ho più parlato di idea. Aspettate, vediamo se riesco a recuperare il commento cui era arrivato Lorenzo. Ok, questo l'avevamo visto. Dice, ok, solo una gag. Per cui quella di Frank scopriamo. È quello che dicevo prima, quindi secondo me, appunto, invece è legata non tanto al passato, ma al futuro. Secondo me avrà un motivo nel futuro, per cui Oda gli ha voluto assegnare la Sunny come nuovo, tra virgolette, aspetto. Perché è nata la bufera sul dialogo su Mihawk e Shanks rivali? Non ho la più pallida idea di che bufera sia nata, quindi eventualmente illuminami, non ho idea però di quale bufera. No, perché sono diversi? Vabbè. Ci sono alcuni commenti che sono in ordine diverso. Ah no, ok, stavo leggendo, niente, scusate. Quanto è orribile la taglia di Crocodile. Ma Crocodile è frutto dell'intelletto e del suo intelletto e del suo carisma. Però sì. Quanto è rotta la paglia sulla taglia di Chopper, ma ne avremo ancora a lungo. Le taglie potrebbero essere tranquillamente messe dall'SBS per quanto sono inutili. Assolutamente, dovrebbero essere tipo appendice dal volume. Crocodile Best Villain di sempre, mio padre, mia madre, volevi dire. Credi che la repetizione di Dragon contro Sabo, ma no, più che altro in questo caso, cioè,
nonché dovrà dare ripercussioni effettive su un drago che cerca di uccidere Sabo. Però è molto importante perché, perché ci viene confermato un forte legame tra Cobra e il drago stesso. La taglia di Kroken non ha nessun senso, lo figo, una taglia di 100 milioni l'ha sconfitto e Kroken non è che ne è diventato più forte nel frattempo. Su quello sono assolutamente d'accordo, perché è più che altro pensare alla sua crescita. Cioè, Crocodile è uno che, quando è diventato membro della flotta dei... cioè, lui è diventato membro della flotta dei 7 a 80 milioni. 80 milioni vuol dire un Sanji di Sabaudi. Cioè, non sei nemmeno annoverato tra le supernove a Sabaudi, se ci arrivi con 80 milioni. Quello era un periodo in cui una taglia di 80 milioni era il top dell'assoluto. Pensare che da 80 sia nell'ordine di grandezza dei miliardi adesso è davvero... Cioè, si percepisce che sia un po' forzata come cosa ed è per quello che io... E l'Italia, viaggiamo proprio su due binari distinti, sparissero per sempre dalla faccia della terra, io sarei soltanto contento, però cioè lui era Marineford con Ruffy, ha fatto sicuramente meno di Ruffy a Marineford ed era in Impel Down con Ruffy, ha fatto sicuramente meno di Ruffy in Impel Down. Ruffy all'epoca era salito di cosa? 100 milioni da 80. Metti che non sale di 100, sale di 80, vai a 160 milioni. 160 milioni era Luffy ancora prima di Impel Down. Di Impel Down, scusate, di Enies Lobby. Nei 2 anni di timeskip non ha fatto niente di eclatante Crocodile, dal momento che in tutto questo decennio di cose accadute nel post-timeskip nessuno ha mai detto: "Oh, Ruffy, sai che Crocodile ha ucciso questo, ha catturato quest'altro, ha fatto questo, è andato da quest'altra parte"? No, mai detto niente a nessuno, quindi non ha assolutamente senso. E non ha neanche senso pensare che ti allei con un imperatore, la tua taglia, pam, parte alle stelle, perché allora anche anche Capone, che si era alleato all'epoca con Big Mom, doveva avere pam, i miliardi pure lui, e invece non li aveva. Non li aveva perché non è una giustificazione sufficiente l'allearsi con un imperatore per avere un aumento di taglia di quelle dimensioni. Mi sono afferrato la siringa tra le dita appena preso il valore delle taglie. 180 milioni di tributi ogni anno per 70 regni, quanto fa? Sì, ma anche qua il fatto è, sono soldi veramente buttati a caso, cioè sono cifre veramente buttate a caso da Oda. Che sotto ragionamento le taglie sono delle cose più caratteristiche di One Piece, è giusto che vengano accontentati anche quei fan che interessano quest'ultimo. Sì, no, ma quello assolutamente, ma infatti ha assolutamente senso. Secondo me ha meno senso con il senno di poi. Davvero ritenere le taglie così tanto, cioè se le taglie dovrebbero essere una sfumatura del personaggio alla luce di molte altre cose che vengono raccontate, non devono essere il fulcro di tutto.
Cioè, se non ti viene detta la taglia del resto della ciurma dei Mugiwara, quando viene detta quella di Luffy, il fatto di star lì a strapparsi le vesti perché Oda non te l'ha detto, mi sembra davvero un tantino esagerato. Le taglie alla fine sono dei numeri. Sono dei numeri che servono per fare delle gag. Quindi, è vero, sono un punto fermo di One Piece, ma come ce ne sono tanti altri. Voi credete a Franky, parenti di Vegapunk, è una cosa totalmente a caso, secondo me, assieme a tutte le altre sparate che si possono trovare in giro. Quindi, sinceramente, non credo. Stesso discorso con Zoro, Samurai di Wano, non ci sono assolutamente dettagli, niente su un'eventuale parentela, stando con l'immagine di Franky, cioè al contrario, come immagine di Franky l'ho detto prima, mi occhio la testa di Buggy, possiamo, cioè Croc, non so perché sto tagliando le parole con la testa di Buggy, possiamo già candidarla come una delle tavole più fighe dell'Ansi. Effettivamente l'impatto è notevole, su quello non c'è assolutamente nulla da dire. Mihawk è soprannominato il cacciatore di marine e Dragon che si preoccupa per Cobra possono essere due cose interessanti da approfondire, spero non siano dialoghi messi a caso, assolutamente. Appunto quello che dicevo prima, quello è molto importante, il fatto che venga messo il riflettore puntato su Dragon che conosce Cobra, che ha uno stretto legame con Cobra tanto quanto Ruffy. Quindi sono davvero curioso di saperne di più su quello. Per quanto riguarda il mio cacciatore di marine, qui ho paura che sia soltanto un qualcosa di puramente, diciamo, estetico, proprio per andare un attimino a contestualizzare, giustificare il fatto che la Cross Guild dia la caccia ai marine. E che Mihawk abbia deciso di unirsi e tutte queste cose qua. Ho perso, aiuto qua. No, ancora qua. Brand new, vero uomo delle taglie. Cacciatore di marine che è pittito di merda solo per fare il parallelismo con Zoro. Sì, credo sia anch'io credo sia soltanto per fare il parallelismo con Zoro. Buonasera ragazzi, buonasera a te. Fra la gag della taglia di Chopra un po' stufato a questo punto del manga carini siparietti tra San... dovrebbe tornare Lorenzo perché non ho più salivazione, sto iniziando un po' a pinarmi con le parole tra Sanji, Zoro e Jill. Sì, no, tra l'altro con Chopper c'è anche da rimarcare come se la gente si fosse dimenticata di quanto è aumentata, cioè dice proprio taglia 1000 berry tra parentesi aumentata di 900. Croco del vero treno, un grande imprenditore, Croco del grande imprenditore davvero. Ciao, sono arrivato ora. C'è anche te, Riccardo. Quindi mi sono perso i commenti sulla parte iniziale con Jimbe. No, no, in realtà mi sa che quando ho letto il tuo commento che l'avevi scritto, non avevamo ancora parlato di Jimbe, mentre l'abbiamo parlato dopo. E dato che ormai sono commenti di quasi un'ora fa, come il sogno di tutti, credo fosse riferito a Crocodile, re dei pirati, tizio che ne pensa i rivoluzionari che vengono intercettati dalla marina. Vabbè, la marina puntava, quindi immaginavo che prima o poi sarebbe accaduto. Tra l'altro, non è detto che loro abbiano sentito tutto il messaggio, magari hanno solo captato da dove venisse, o magari hanno captato il messaggio, ma non da dove venisse inviato, perché. Loro sanno la destinazione, no? Non sanno, cioè dicono perlomeno, dicono qual è la destinazione, non dicono qual è il luogo in cui si trova il mittente, dicono che è un messaggio per Kamabaka, non dicono che è un messaggio dall'isola X. Esiste davvero un legame tra Crocodile e Barba Bianca? Non è mai saltato fuori nel periodo di Marineford, secondo me. È un po' dura che esca fuori a posteriori adesso. La gente sembra si sia già dimenticata di Yamato per far capire quanto questo personaggio era entrato nel cuore della gente. Sì, ma la gente ama soltanto quello che vede di settimana in settimana, non lo vede per un po' e se ne dimentica. Ancora mi ricordo di Yamato, semplicemente non credo abbia senso citarlo agli 2x3 o sperare che si nasconda
seconda dentro. Ah, sì, è vero, non è comparsa Carrot dentro nessuna cassa. In compenso c'è ancora sulla. No, non si sa se c'è ancora sulla Sandu, perché era giù quando si era visto l'ultima volta. Caribou, non si sa nulla. Viene detto che Crocodile ha sotto di sé varie organizzazioni criminali. Secondo voi potremmo vedere un Capone ritornare come membro della Cross Guild? Per me ci starebbe no, è Mihawk, non Crocodile. È Mihawk, viene detto che ne finanzia parecchie, che ne ha già finanziati in passato, direi. Questo capitolo non mi ha esaltato più di tanto, mi aspettavo un capitolo epico, invece più che altro è stato un capitolo meme. Sì, ma più che altro è stata la via di mezzo, secondo me è la via di mezzo che c'è in One Piece, è giusto, cioè One Piece è sempre stato questo, c'è un contesto serioso, ma con sprazzi di gag, ci sta. Jinbe finalmente inizia la fase di inserimento della ciurma, assolutamente. Ormai si conoscono tutti lì sopra al top. Secondo me Shanks non arriva alla fine, deve essere scannato da Barbanera alla svelta. Ma no, soprattutto anche. Cioè, ci sono troppi personaggi ho ancora da sviscerare che hanno legami con la ciurma. Vedi ad esempio Yasop e Usopp. Ci sarà il momento in cui si incontreranno. E oltre a Shanks che incontrerà Ruffy, però abbiamo ad esempio anche Buggy stesso, non ci credo uno Shanks così come Mihawk, non ci vedo uno Shanks che scompare dalla scena senza aver mai di nuovo interagito con gli altri due. A Shanks non gli fai dire rotta verso One Piece, poi lo fai sparire di scena in un omicidio off-screen, una sconfitta off-screen, e nemmeno sposti l'attenzione nuovamente su di lui in un ipotetico scontro con Barbanera, perché non è che puoi fare l'isola Banaro 2.0. One Piece being green, Zoro vs. Mihawk 2029, esattamente il Boruto di One Piece. Mihawk ci mette le verdurine che ha coltivato sulla sua isola. Giusto, però era scappato di fretta, non so se l'ha portato. Ultimamente ho cominciato a credere che Usopp stia soffrendo a causa della pianificazione di Oda. Temo che l'autore abbia fermato il suo sviluppo apposta in vista delle scene importanti nel finale. Inizio a temerlo un pochino anch'io. Esatto, quello che dicevo prima, che alla fine la Sunny diventerà un Megazord, sera a tutti, sera anche a te, Dario. La Sunny diventerà il Megazord con cui Franky batterà Wolf. Se Jinbe è lì a fare gag con gli altri, chi sta guidando la nave? La nave ha sempre navigato senza che gli altri guidassero, quindi ce la vedo tipo. Jinbe che sale a prendere il timone e che non sa che Franky ha installato il pilota automatico, quindi Jinbe che muove su e giù, ma la Sunny fa da sola. Prima o poi ti devo darlo di Unite, prima o poi te lo darò, inteso che è rimasto traumatizzato. Ah sì, te per come, anche perché non parli anche tuo katakana? Perché parli un linguaggio tutto tuo che utilizzate per capirvi voi che tirate le fila del destino del mondo. L'ho catturato, credo che sia arrivato il momento in cui Lorenzo è scappato da Chopper e non ce l'ha fatta. Tizio è sabotato da Chopper, infatti. Allora, ciao, che okay, per questo l'ora. C'è qualche significato nascosto nella taglia di Zoro? La risposta è che non lo so, ho provato a cercare anche di capire in funzione dei capitoli scorsi, dei capitoli scorsi, scusate, dalle taglie scorse avute da Zoro, da Sanji. Sanji e Zoro hanno spesso avuto una differenza nell'ordine della decina, nel senso che cioè, se uno era 10, l'altro era 20.
Però anche nella pronuncia, il motivo per cui Zoro abbia esattamente 1100 berry più di Jinbe non ha, da parte mia, una giustificazione, una spiegazione. Mi sto facendo provare il terzo zoccolo bisturi, mi spiace per Lorenzo. Dove pensi che la Marina impiegherà l'arma di Vegapunk? E anche lì sarà, secondo me, giusto per citare Chopper, lo zoccolo duro nella fase finale del manga. Quindi il motivo sul perché stavano pi tutti piangendo nel 56, perché pensavano che avesse ucciso Cobra, mi è sempre esagerata come reaction. E secondo me è più per il fatto che non sapevano cosa fosse successo a Sabo, temevano fosse morto anche lui. Infatti, in questo capitolo la parte dei rivoluzionari si apre proprio con Ivankov che gli dice: vedi Koala che sta bene, che ti preoccupavi troppo per lui, e Koala dice: ah sì, ti sollievo. Quindi, secondo me, temevano invece per Sabo. Non si è ancora recuperato del tutto. Sabo o Lorenzo o Kuma. Credi che la rappresentazione della ciurma come Luffy su 9 comandanti sia un indizio del fatto che non avremo nessun nuovo Mugiwara? Attenzione, termine. No, allora, intanto no. Cioè, secondo me, non è assolutamente un indizio sul numero chiuso. Attenzione alla terminologia, perché non è comandanti. I comandanti, come ad esempio veniva utilizzato il termine per i dolci comandanti di Big Mom, erano gli Shosei, cioè comandante viene definito come Shosei in One Piece. Quindi il comandante è un'altra cosa. Qua invece è un termine diverso, è un termine che già abbiamo utilizzato, che abbiamo visto utilizzare, ma il Kambu, anzi il Dai Kambu, che non è, noi abbiamo tradotto Kambu come ufficiale, ma non è soltanto ufficiale, perché c'è il Dai davanti, il grande ufficiale, è qualcosa di più, cioè non di più. Di diverso, cioè nel senso dai Kambu qualcosa di più del Kambu, ma è di diverso dal comandante, che è lo Shosei dei dolci comandanti. I dolci comandanti erano dai Kambu, perché quel dai Kambu è un termine che veniva utilizzato per tutti i grandi ufficiali degli imperatori, King, Queen e Jack erano dai Kambu, Katakuri, Smoothie, Cracker e Snack un tempo erano dai Kambu. Poi c'è il Kambu e basta. E allora lì ce ne sono molti altri. Quelli dei rivoluzionari sono Kambu. Quelli dei troni di Doflamingo sono Kambu. Kambu ne abbiamo visti tantissimi finora, ma quel Dai Kambu è quello che potremmo definire come la ciurma dell'imperatore. Cioè, se tu pensi a quella che era stretta la ciurma di Kaido, erano le tre calamità, tutti gli altri erano più che secondari. E i sei balzanti, Tobiroppo, erano addirittura degli esterni, che si erano delle ciurme esterne che si erano unite a Kaido, cioè sono quelli veramente vicini, non sono dei capi di flotta, cioè comandanti è un termine errato perché non comandano nulla, sono quelli che decidono, non sono quelli che comandano.
Altra cosa particolare, nello stesso capitolo, Myok e Crocodile vengono invece definiti Kambu, senza il Dai, da Baki. Quindi non si capisce bene, andando a considerare la ciurma di Baghi, chi considerare parte e chi no. Probabilmente perché la ciurma di Baghi rimane una cosa separata dalla Cross Guild. C'è anche da considerare un'altra cosa. Anche Rufy nel capitolo non viene definito capitano, ma Cran capitano. Cioè, non mi viene in mente come si dice in giapponese, aspetta che vedo di recuperarlo subito. Sencho, ecco, viene definito Dai Sencho. È il capitano della flotta, non è capitano della ciurma di cappello di paglia. Dai Sencho, Rufy e Sencho probabilmente sono i vari. E Leo, Cavendish, Bartolomeo e compagnia. Quindi bisogna fare veramente attenzione a quali termini vengono utilizzati e dove vengono utilizzati. Nella traduzione in inglese viene detto che Myok è più forte di Shanks come spadaccino. La nostra viene detto solo che erano rivali, che era ritenuto pericoloso alla pari di Shanks, no? Pare che fosse così. Adesso non mi ricordo esattamente la frase, però mi ricordo il contesto quando viene impostata la taglia. Oddio, veniva definito poco prima come il miglior spadaccino del mondo. Allora, scusa, il fatto che venga considerato miglior spadaccino del mondo implica che sia più forte di Shanks come spadaccino. Quindi non riesco a comprendere, cioè nel senso, sì, allora aspetta, vado a beccare anche il momento esatto. Qua c'è Brennio, qua c'è la taglia. Esatto, è anche rivale di Shanks in rosso, attualmente il più forte spadaccino al mondo. Cioè, se tu dici che sei il più forte spadaccino al mondo, è implicito che sei più forte di Shanks come spadaccino. Quindi, cioè, anche se non è esplicitata la cosa, c'è di fatto, può anche differire nella forma, ma il senso è quello. In ogni caso, vedo in alto Kidoki si dice che va di pari passo con il rosso, che è il traduttore al giapponese del Deluxe, quindi mi conferma che appunto viene detto così. Non viene detto che è più forte di Shanks, cioè non viene esplicitato che è più forte di Shanks. Io non mi ricordo il passaggio nella versione inglese, dovrei andare a recuperare. Scusate, qua. Even greater sword key, the skills than the Red Emperor. No, sì, no, credo che sia giusta la nostra, sinceramente. Però nel caso, cioè, differiscono nella forma, ma il senso è lo stesso in tutti i due casi. Quindi non riesco a capire tutta questa discussione da cosa può essere nata. Da dire, è il più forte di tutti, dire è il più forte di tutti, è più forte di lui, vabbè.
Niente. Secondo te Oda dedicherà anche capitoli a Lloyd Kid oppure li vedremo più avanti a cose già avvenute? No, secondo me compariranno tra tanto, non ora. Cioè, non con capitoli a parte, oddio. Li abbiamo salutati. Li abbiamo salutati in grande stile con quella scena lì. Non credo che ricompariranno a breve. Un'illazione sul destino. Ma Lorenzo è proprio morto. Un'illazione sul destino di tutti gli altri flottari, ad esempio Weevil. Che cazzo è entrato a fare ora? Niente, Weevil scomparirà. È ormai nel dimenticatoio assieme a molti altri. Perfetto. L'occasione su Reddit per il dialogo di Vivo che scende tanto perché varie prime traduzione del capitolo diciamo che ma sì, ma perché varie prime traduzioni del capitolo perché se vengono tutte dalla traduzione del capitolo inglese di TCB traducono tutti allo stesso modo quindi non è che c'è cioè, non è che sono in 100 perché traducono tutti i 100 dalla stessa fonte la gente ha commentato con la Twitter che Nyok sa maneggiare meglio la spada, ma c'è cioè, se lo vuole lo batte perché potrebbe. Vabbè, quello lì è tutto discussione sul nulla. Cioè, Mew sa maneggiare meglio la spada, ma Shanks se vuole lo batte perché è più potente, è davvero nel parlare del nulla. L'inflazione dell'Italia è peggio di quella degli ultimi tempi dell'euro. Secondo te è possibile che Buggy, agli occhi del mondo, alla fine del manga, divenga re dei pirati? Dalla parola che sta seguendo ne sono sempre più convinto. No, no, secondo me è un personaggio comico, un personaggio interessante, ma arriverà comunque secondario, assolutamente. Ovvio, Cobra vira madre di Luffy, giustamente. Questo più a stampare e distribuire i volantini di ciò perché la ricompensa stessa, vero anche quello. Aiuto. È più probabile che si sia infiltrata Carrot. A questo punto purtroppo inizio ad escluderlo. Qual è esattamente la frasetta da Orso nell'ultima pagina? Quella che abbiamo scritto. Non so perché. Cioè, no, in realtà so perché. Cioè, mi era capitato di rispondere a una domanda simile anche in pagina e credo che sia dovuto a un'aggiunta fuori luogo, in questo caso, dei cosi, sempre degli inglesi, che hanno aggiunto quel master sul finale. Kuba dice una cosa tipo as you command, as you wish, non mi ricordo, master. E a quanto pare, a quanto leggevo, ci sono nate tutte queste teorie legate al fatto che sia ancora mentalmente schiavo di questo, quello, quell'altro, ma non esiste, quel master in giapponese non esiste. In giapponese viene detto Osenotori ni, che è esattamente il modo di dire che corrisponde all'italiano del come vuoi, come desideri. Non è, cioè è proprio una frase fatta che vuol dire quello. Non esiste alcun master, non esiste alcun padrone, non esiste alcun capo, non esiste niente di simile. Intanto vedo comunque ringrazio Chopper che ha rinnovato l'abbonamento anche in questo mese dicendo che ci ama incondizionatamente. Quindi noi sottostiamo incondizionatamente al suo volere, vedo che ha anche riscosso un irreprensibile Chopper, che vabbè, d'altronde l'abbiamo parlato già in questa live, però giustamente ribadiamo che Chopper d'altronde ha avuto relativamente parlando l'incremento più alto, quindi siamo davanti all'evidenza appunto che sia stato lui, diciamo, quello che più di tutti per la Marina, ha contribuito nella vittoria di Mugiwara. Quindi lo ribadiamo ulteriormente. Non possiamo fare altro che da qui in avanti cercare di capire come andrà a svilupparsi poi.
questo è il suo concretizzarsi del piano, appunto, e avvolgere con i suoi tentacoli l'intero mondo di One Piece, piegare tutto il mondo della pirateria e non al suo volere. La Tale di San Giuno omaggia il suo compleanno il 2 marzo. Non mi ricordavo il compleanno di Sanji, quindi ok, prendo come cosa. Non sapevo, perché la gente ha dato per scontato che anche Mihawk fosse più forte di Shanks, non solo per il fatto di essere il miglior spadaccino, ma lì credo che in ogni caso, anche nella versione inglese, nonostante abbiano scritto più forte di Shanks con la spada, cioè come spadaccino, credo che non abbia possibilità di essere interpretato diversamente da quello che hanno scritto. Quindi anche in quel caso mi sembra idiota andare a parlare davvero da nulla. Oh. Se devi ricordare che ormai Orso Notoma ha detto questo è il master, una licenza poetica dell'inglese che va a implicare che il trono sia quello rivolto ai draghi, cioè una sorta come desideri, cioè di faccio come vuoi, appunto, sì. È pure abbastanza rispettosa, ma non c'è nessun master o simile, non è giusto inserircelo. Detto questo, sono in pari con i commenti, Lorenzo non sta tornando, e quindi cercherò di andare in conclusione. Incomincia il post-live, no, in realtà, a concludersi proprio il live con, ricordiamo, settimana prossima che non ci sarà il capitolo, c'è pausa, non so se Lorenzo vuole fare qualcosa di particolare, quindi nel caso vi aggiornerà lui sul da farsi. Io non farò niente, sarò in pausa, quindi poi noi ci rivedremo sicuramente tra 2 settimane con il prossimo capitolo, quanto le varie tiranità, immagino che sia già invece relativo agli ultimi le ultime novità su Pokémon Unite, perché a volte il capitolo esce già il giovedì sera, perché usciva, ormai non esce più, perché allora considera che ci sono due team principali che si occupano della digitalizzazione e diffusione delle scan, cioè digitalizzazione delle RAW, diffusione delle scan, mettiamola così. Un team inglese, il TCB, e un team arabo, 3AS, mi pare che si chiami, dovrebbe avere una sigla così. Ultimamente, cioè nei mesi scorsi, gli inglesi erano riusciti ad anticipare a tal punto, cioè a velocizzarsi a tal punto da pubblicare giovedì notte. Mentre gli arabi, poi anche per ragioni di fuso orario, pubblicavano al mattino, del giorno seguente, il nostro venerdì mattino presto. Tuttavia, negli ultimi periodi hanno deciso di fatto coalizzarsi, quindi aiutarsi a vicenda nella creazione delle scan e poi pubblicare praticamente in contemporanea. Il fatto è che per questo motivo hanno spostato l'uscita di entrambi al mattino seguente, quindi prima c'era possibilità di averlo al giovedì sera, adesso si ha sempre al venerdì presto. Venerdì presto vuol dire nella fascia tra le 4 e le 8 di mattina, per dirti. Quindi non ci sarà ancora un giovedì sera, purtroppo. Ci sarà sempre invece il venerdì come giorno di uscita del capitolo. Quindi io vado in chiusura del tutto, fa caldo, non ho più saliva, non ho più voce, non ho più fiato, morirò. Ci vediamo tra 2 settimane e ripeto, se Lorenzo fa qualcosa vi avviserà lui, io non ho più assolutamente
più pari l'idea di cosa abbia intenzione di fare o no, probabilmente farà qualcosa, boh, voleva fare qualcosa su Hunter x Hunter, voleva fare qualcosa su Signore degli Anelli prima dell'inizio della serie o con l'inizio della serie, quindi sicuramente ci saranno parecchie novità nel giro delle prossime 2 settimane, con parecchi intendo massimo due, che è già comunque più di quanto c'è stato nelle ultime settimane, ovvero zero. E niente, come sempre, stay tuned on SDR e alla prossima. Ciao ciao.